Bella a tutti ragazzi da Sapato Trevci qua stare zitto. Disney Adventure su Xbox One. Ragazzi, benvenuti nel mio canale come sempre. Prima di iniziare vi invito a iscrivervi, ancora se non avete fatto, mettere un bel mi piace per sfruttare la serie e ovviamente a commentare su, anche se vi piace, se anche voi siete mai stati su Disney, a Disneyland, cioè vabbè. Ragazzi, nello scorso episodio eravamo con Peter Pan e questo qua siamo di nuovo con lui, non so perché di nuovo devo andare di nuovo da lui. Cosa combina Capitano Uncino? Eccola lì. Scommetto che sta tramando qualcosa di losco. Vediamo un po'. Un'idea favolosa. Quel vecchio baccalà riconoscerebbe me, ma non te. Potresti andare a scoprire cosa sta complottando. Certo. Però converrebbe travestirsi da pirata. Non si sa mai. A bordo della Jolly Roger, ok. Ciao. Cerca di trovare dei vestiti da pirata. Sì, basta che non li devo cercare. Se ci fossero le sirene. Acquista. Oh, per fortuna che il negozio è qua attaccato. Un momento che mi prendo un po' di soldi che devo recuperare perché mi sta facendo spendere un sacco. Oh, e vai, Che bello rivederti. Vestiti. Abbiamo molti bei capelli. Non mi interessa avere i capelli. Io voglio prendere il costume da pirata. Corpo le mille corbezzole. Voglio il costume da pirata e voglio mettermelo. Oh, là. Nel vestire. Torno al parco. Però non so perché non avevo il cappello. L'ultimo gameplay, ragazzi, ce l'avevo, Ok, dove devo andare adesso? Da lui? Ok. Ciao, Peter. Dica. Perfetto! Capitano Uncino non se ne accorgerà mai. No. E ora puoi andare a controllare che cosa sta combinando. È lì, A 10 metri da te. Ok, andiamo da Capitano Uncino. Basta un po' di fantasia. Che devo fare con Capitano Uncino? Capitano Uncino, al tuo servizio, ragazzo. Ma cerca quantomeno di esserne degno. Ok. E così? Sei serio quando dici di volerti unire al mio equipaggio, Beh, facciamo una cosa per volta. Devi essere credibile. E tu, perché guarda di là? Non possiedi neanche una bandiera da pirata. Non farti più vedere fino a quando non ne avrai una. Momento, Tu da un'ultima occhiata. Dai, adesso te la vado a prendere. Trova una bandiera. Dove devo andare? Al negozio? No, devo cercarla. Eccola lì, te pareva se non dovevo correre di nuovo. Vabbè ragazzi, vi taglio il tragitto. Ah, la bandana, non la bandiera. Scusate ragazzi, Ma è che non ci sentivo niente. Io ho capito la bandiera, non la bandana. Adesso non so, controllo di nuovo, ma vabbè. Dai, dimmi. Molto bene, ora ci siamo. Benvenuto nel mio equipaggio. Beh, che cosa stai aspettando? Ho un lavoro per te. Dai, che devo fare? Adesso ascoltami. Quel miserabile di Peter Pan sta nuovamente facendo di tutto pur di irritarmi. Sa perfettamente che quel coccodrillo ticchettante mi terrorizza. È vero, lo svegli praticamente ovunque. Il coccodrillo. In questo parco improbabile per il solo gusto di darmi il tormento. È vero, lui aveva paura del coccodrillo che aveva mangiato. E puoi sbarazzartene una volta per tutte. Fidati di me. Cerchiamo queste sveglie, dai. Dove sono? Ok, dai. Ti auguro una buona giornata. Sì, te le trovo io tutte, dai. Sveglie. Allora cerchiamo, eccola qua una sveglia. Una, quante ne mancano? Tre? Ok, perfetto, un totale tre. Ok, una. Ciao bestia, ciao. So che non sei cattivo, quindi ti saluto volentieri. Ok, una, due, tre, dai. La numero due dovrebbe essere per di qua allora, se mi fa andare di qua. Che paura che mi ha fatto. Se vedi qualcosa che luccica lassù, usa la bacchetta magica per tirarla giù. Ok, una, due. Eccola qua, la due trovata e la tre. E la tre viene da sé, com'è che si dice? Ecco, adesso scommetto che mi fa tornare indietro e mi fa andare da tutt'altra parte. Ti ordino di salutare. Ok, ciao Bianconiglio. Ok, aspettate un momento che prendo questi spiccioli. Sì, perché adesso compro costume, compro tutto e il mio bel gruzzoletto, ragazzi, se ne va a benedire. Comunque non dovrebbe mancare tanto alla sveglia numero 3, ma io ve lo salto.
Ecco la terza. Adesso devono tornare da Capitan Uncino, che è qui a destra, e poi in teoria là in fondo a destra. Potrei tagliare di qua, certo, per qua da Cenerentola, così lui è là. Eccolo là, già lo vedo. Già lo vedo, spostate. Un po' di spiccioli però me li piglio. Eccomi qua, Capitan Uncino, ho trovato tutto tra le sveglie, mi dica. Mi dica come procedere. Non c'è più neanche una sveglia? Ma no. Che meraviglia! Oh, dolce tranquillità! Sappi che Capitan Uncino mantiene sempre le promesse. Sarai quindi ricompensato generosamente. Dammi, dammi, caccia di sordi! A bordo della Jolly Roger? Ok. Addio! Beh, già fatto? Nuova spilla. Vabbè. Passaggio? Ok. Ma dove devo andare? Dai, continuiamo, continuiamo. Hai desiderato un cannocchiale? L'ombra di Peter Pan. Per te. Chissà se i nani stanno tenendo pulita la casa. Bella giornata, vero? Ah, ok, perfetto. Chissà se i nani stanno tenendo pulita la casa. Non state a dirmi che devo andare da lei. Permetti, giovanotto? Un attimo, ma cosa ci fai qua nell'angolo tu? Momento, non so se devo andare veramente da lei. Sì. Devo andare da Biancaneve. Andiamo da Biancaneve, dai, che succede qua? Ciao, Bianca. Ciao, Biancaneve. Sì, lo so, ti conosco. Puoi aiutarmi? Certo. Voglio fare una torta per i nani. Orpo? Sai qual è la loro torta preferita? La torta nana. La torta di mirtilli. Ah, pensavo la torta nana. Vuoi cercare dei mirtilli? Sì, ma guarda che se ti sporchi con quella gonna gialla, dopo non va via. Vabbè. A dopo. E non dimenticare i mirtilli. Sì, d'accordo. Trovo i mirtilli, ok. Quanti devo trovare adesso? 500.000, scommettiamo? 500.000 mirtilli per te, ok. Allora, eccolo qua, uno di 4, te pareva. Vabbè, andiamo a cercare il secondo. Ok, il secondo è qua. E c'è anche l'ombra di Peter qua. Così tanto lo freghiamo. Dai, Non ce n'è uno che mi aiuti. Dai, a i sentimenti di Ben. Dai, vai. Tanto mi dai soldi. Mi piacciono, ok. Dov'è il mirtilli? Spero di piacergli anch'io. È davvero un piacere vederti. Beh? Ok, di qua devo andare. Oh, che giro che mi fa fare, veramente. Sono appena due, Devo prenderne 4, ragazzi, ci sarò mezz'ora, ma ovviamente voi siete fortunate che ve lo taglio. Ok, il 3, e adesso ci manca il 4, che viene da sé. Giustamente. Dov'è? Eccolo qua, alleluia, adesso però devo tornare a Biancaneve, che è laggiù. Ma ricordo la strada, è qui a sinistra e poi a destra, è dietro il pozzo. È ora di fare un sinistra po' e poi a destra, vabbè che non posso andare a destra. E lei è qua. Ciao Bianca! Permetti, Joe, grazie! Ti ho portato i mirtilli? Ti fa fare la torta! Certo, finito? Vabbè. Addio, addio! Ah, bene, 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 bene. Tutto è a posto? Aspetta che Biancaneve prepari la torta. E che devo aspettare? L'hai fatta? Le statue dei sette nani sono così carine, non è vero? Sì, ma hai fatto sta torta o no? Arrivederci. Ma... vabbè, però... Bella giornata, vero? Io mi faccio un giro, ragazzi, aspetto qua. Ok, l'ha finita la torta, perfetto. Ok, eccomi qua. Ci sono. Ho dovuto aspettare la fine, cos'è? Un minuto neanche. Ha detto che era la torta migliore che avesse mai assaggiato. Buongiorno, una fettina a me, niente? Tutto lì? Arrivederci. Ok, tutto lì. Vabbè. È tutto in ordine. Vabbè ragazzi, però io sinceramente mi fermerei qua, ragazzi. Come sempre, se questo video vi è piaciuto, questo video vi sta piacendo, vi invito a mettere un piace, ragazzi. Iscrivetevi al canale se non l'avete fatto. E noi, come sempre, ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti!